Maxi sequestro di mascherine FFP2, filtravano meno di quelle chirurgiche. Riqualificazione del cinema teatro Modena di Vaiano, il progetto si candida ai fondi del PNRR. Il presidente del Prato Commini sbotta sui ritardi per la consegna della tribuna centrale, dura replica del comune. Buongiorno dalla redazione di TV Prato e bentrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro TG del giorno. In primo piano la cronaca perché c'è stato un maxi sequestro di mascherine FFP2 fallaci. Un milione e centomila pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Prato, Roma, Milano e Le Marche. Le analisi di laboratorio hanno accertato un potere filtrante pari al 30% anziché il 98% previsto dalle norme. Sono stati sequestrati anche a Prato, oltre che nelle marche a Roma, Milano e Padova, lotti di mascherine FFP2 per un totale di un milione e centomila pezzi, con capacità filtrante molto bassa inferiore a quelle delle mascherine chirurgiche. L'operazione Colorful Mask, eseguita dalla Guardia di Finanza di Senigallia, ha portato alla denuncia della ditta che importava la merce dalla Cina per violazioni alle norme che puniscono chi produce, importa o vende dispositivi di protezione individuale non conformi ai requisiti di sicurezza. I controlli avviati in alcuni negozi nelle marche hanno portato a trovare mascherine FFP2 riferibili al medesimo importatore dalla Cina, prive dell'indicazione del sito internet da cui poter scaricare il certificato di conformità del previsto marchio CE per accertarne la regolarità. Individuato l'importatore, una ditta nel fermano gestita da un cittadino cinese, è stata ricostruita la filiera distributiva, sono stati così perquisiti punti vendita e sequestrati dispositivi di protezione individuale su tutto il territorio nazionale, compreso Prato, con il coinvolgimento di 80 reparti della Guardia di Finanza e l'impiego di oltre 200 militari. Le analisi di laboratorio eseguite sulle mascherine sequestrate hanno evidenziato la percentuale di filtrazione inferiore a quella dichiarata e non conforme con i parametri europei. In particolare è emersa una capacità di filtraggio pari al 30% invece che al 98% come dovrebbe essere. In pratica sarebbero state meno filtranti delle mascherine chirurgiche con un grave danno potenziale alla tutela della salute pubblica. E rimaniamo adesso in tema di pandemia, con i numeri delle ultime 24 ore. Scendono sotto quota 200 i nuovi casi di Covid a Prato e provincia, ma si registrano altre due vittime. In Toscana i nuovi contagi sono 3.691, di cui 199 nel Pratese, con un tasso di positività pressoché stabile, pari al 10,8%. 20 invece i nuovi decessi a livello regionale. Ancora in diminuzione i pazienti ricoverati nelle aree Covid degli ospedali toscani. Sono 1.089, 28 in meno di ieri, di cui 70 in terapia intensiva, uno in più di ieri. E parliamo adesso di bollette, per calmare il caro energia, agendo direttamente sulle spese a carico di imprese e famiglie, da Confartigianato arriva la proposta di congelare la quota fiscale presente in bolletta e spalmarla negli anni successivi. L'associazione che ha rinnovato i propri quadri dirigenziali apre anche a nuovi modelli di rappresentanza. Promuovere e dare priorità all'etica d'impresa, ampliare il ventaglio dei servizi a disposizione delle aziende associate e attualizzare gli scopi dell'associazione aprendo una riflessione sulla rappresentanza. Sono alcune delle sfide che intende affrontare la squadra di presidenza di Confartigianato e Imprese Prato in carica per il prossimo quadriennio. Credo che sia arrivato il momento anche di superare certi tabù o perlomeno avere il coraggio di affrontarli. Non è più assolutamente attuale l'aspetto per cui un'associazione come Confartigianato, e parlo ovviamente della mia, le altre faranno le loro di riflessioni, possa essere identificata soltanto come la rappresentanza di un mondo strettamente artigiano. Abbiamo una pluralità di soci, abbiamo una pluralità di aziende, abbiamo aziende che forse nel settore comune potrebbero essere abbinate ad altre realtà associative. Oggi l'apertura che noi riteniamo sia necessaria e opportuna è quella di affrontare con gli altri sistemi associativi anche questo tipo di tematiche. Sui temi più caldi del momento, Confartigianato ribadisce la propria posizione favorevole alla candidatura ai fondi del PNRR presentata da Comune di Prato ed Alia per realizzare un hub per il riciclo tessile a Baciacavallo. Una soluzione che da tempo le imprese del settore attendevano per affrontare il problema degli scarti di produzione. Per quanto riguarda il caro bollette, più che raddoppiate rispetto allo scorso inverno, non sono ritenuti soddisfacenti i provvedimenti tampone allo studio del governo. I disagi non sono creati soltanto all'energivore ma anche a quelle che consumano relativamente poco. Parlavo con un bar stamani che da 1000 euro ne paga 3000. Siamo anche consapevoli che il governo possa avere delle, eh, dei limiti nell'intervenire, però io voglio fare una provocazione. La mia provocazione è dire e chiedere se per i prossimi sei mesi, a dico sei mesi, si potrebbe arrivare a un anno. Il governo possa decidere di togliere o congelare almeno la quota tasse presente in bolletta, per poi eventualmente risparmarla negli anni successivi. Se vogliamo fare degli interventi, bisogna non parlare di miliardi così a caso, ma bisogna provare ad andare in maniera diretta e a far arrivare quelli che sono questi interventi diretti sulle bollette. E proprio il caro Bollette sarà al centro della prossima puntata di Parliamoci chiaro, il settimanale di attualità di TV Prato in onda stasera alle 21.20. Ospiti Lorenzo Bonciani, responsabile spazi Enel Toscana, Antonello Simone, responsabile adiconsum Firenze Prato e Moreno Vignolini, vicepresidente Confartigianato Imprese Prato. E ci spostiamo adesso a Vaiano, dove è pronto il progetto di riqualificazione dello storico Cinema Teatro Modena. L'intervento si candida ai fondi del PNRR. La Giunta Comunale di Vaiano ha approvato nell'ultima seduta il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione e adeguamento del Cinema Teatro Modena, un intervento complessivo consistente con un preventivo di 650.000 euro. L'approvazione del progetto esecutivo è sicuramente funzionale a candidare i lavori al finanziamento dei fondi e dei bandi nazionali e del PNRR di prossima pubblicazione, a partire da quello più vicino del Ministero dell'Interno per la rigenerazione urbana, ha dichiarato il Sindaco di Vaiano Primo Bosi. Si tratta di un intervento articolato per un'infrastruttura che potrà essere di riferimento per l'attività culturale di tutta la vallata. Si prevede un consolidamento delle strutture per la sicurezza dal rischio sismico con la realizzazione di placcaggi e rinforzi per l'adeguamento alla normativa antincendio, oltre alla creazione del sistema di via d'uscita. Verranno sostituiti gli infissi, la platea sarà dotata di un nuovo controsoffitto, verranno realizzati una serie di interventi per garantire l'accessibilità a tutti. Il progetto prevede inoltre alcuni interventi per il restyling completo dei locali attraverso il rifacimento dei bagni al piano terra, la realizzazione di un nuovo intonaco, la posa in opera di una nuova pavimentazione della platea, cosmontaggio e rimontaggio delle sedute, la tinteggiatura dei locali principali e della facciata, oltre ad alcuni interventi sugli esterni, in prossimità dell'ingresso della piazza. Tutto nuovo anche l'impianto elettrico. Per il Modena, dopo anni di chiusura, nel 2018 è iniziato un nuovo capitolo di storia legato all'acquisto dell'immobile da parte del comune di Vaiano, reso possibile dalla generosa donazione di 300.000 euro dell'Associazione per il lavoro e la democrazia, che ha impegnato nel salvataggio del Modena i fondi donati dagli operai della vallata e dell'area pratese, ingiustamente licenziati nel secondo dopoguerra e poi risarciti. Nel frattempo tante iniziative sono state promosse dall'Associazione Over50, che si è sempre impegnata per la riapertura del cinema-teatro. E continuiamo a parlare di cultura perché torna nel pomeriggio su TV Prato Incontri a due voci, il ciclo di trasmissioni curato dalla Libera Università di Promozione Culturale. Pascal Kignard, tutta la letteratura del mondo, è il titolo dell'incontro a cura di Mario Battiato, studioso di letteratura francese. Conduce Rossana Cavaliere, italianista. L'appuntamento è per oggi alle ore 16 su questo canale. E adesso è il momento dello sport. Impresa del Prato, che in dieci uomini per tutto il secondo tempo strappa un pareggio 2 a 2 in rimonta al quotato Lentigione, terza forza del campionato, nel turno infrasettimanale disputato ieri pomeriggio. A far notizia anche lo sfogo al termine della partita del presidente Commini per l'ennesimo rinvio della riapertura della tribuna centrale dello stadio Lungo Bisenzio. Scandaloso, nessuno ci lavora, ha affermato Commini. Sentiamo. Sono venuto a conoscenza che la tribuna non verrà consegnata per febbraio, ma per maggio, perché da quelle che mi sono arrivate a me queste sono notizie informali, non formali. Perché dopo un mese e mezzo che non si presenta nessuno in un cantiere, non so voi come siete abituati a gestire le cose di casa, ma a me se nella mia azienda qualcuno non si presenta un mese e mezzo dopo che gli ho affidato un appalto, gli chiedo per quale motivo non viene a svolgere il suo lavoro. E se non lo svolge, gli applico delle penali non che... Vieni a lavorare se ti va, una volta è per il motivo del Covid, un'altra volta è la scusa perché fa freddo, per cui sul tetto si scivola. Adesso a saperlo facevamo un bel impianto di pattinaggio sul ghiaccio, forse, per, viste, viste le, le temperature. E comunque sia, io che gestisco un'impresa l'avrei organizzata in modo diverso, avrei cominciato a fare le attività all'interno della tribuna che è coperta. Qui c'è qualcosa che non torna in questo. E a maggio mi sembra assolutamente scandaloso, scandaloso che si parli di maggio. Io mi auguro che questa informazione che ho, ho, ho avuto informalmente sia una bufala, perché sennò forse è bene che magari vado in città, trovo 30 persone volenterose che vogliono dare una mano al prato a sistemare questa tribuna. Chiamiamo una ditta, facciamo il piano di sicurezza e ce la facciamo da sola questa tribuna. Ed è pronta e dura la replica del Comune alle parole di Commini. Il Presidente Commini ha il numero di cellulare di sindaco, assessore e i contatti degli uffici che seguono i lavori. Se ha qualche dubbio, sa dove chiedere informazioni. Rilasciare dichiarazioni su sentito dire non è serio. Noi non ci siamo mai permessi di farlo, anche quando sarebbe stato parecchio facile. Così il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore Luca Vannucci replicano alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Ciprato, che nel pomeriggio avrà un incontro con il sindaco. Dal comune chiariscono: non c'è nessun abbandono del cantiere. La ditta appaltatrice sta rispettando il contratto. Adesso è adesso il momento delle previsioni meteo, come sempre, a cura del Consorzio LAMMA. Un saluto e bentrovati. Come possiamo vedere dal satellite alle mie spalle, l'Europa rimane protetta dall'alta pressione, soprattutto l'Europa occidentale. Mentre le perturbazioni tendono a transitare a latitudini più settentrionali. Sulla nostra penisola sono in transito delle nuvole di tipo alto e localmente nuvolosità anche un po' più compatta sui versanti terrenici. Ma vediamolo bene in dettaglio dopo una mattinata all'insegna della nuvolosità e anche di qualche locale più vigile sulle zone interne, nel pomeriggio prevarranno le schiarite, avremo un cielo sereno poco nuvoloso salvo qualche locale addensamento ancora presente sulle zone più eh, meridionali. I venti saranno eh, di Scirocco, localmente anche moderati lungo la costa con mare mosse le temperature torneranno a sfiorare i 15-16 sulle zone interne. La giornata di venerdì poi è, vedrà ancora un tempo stabile, quindi caratterizzato dall'alta pressione con ancora qualche foschia o eh, locale banco di nebbia sulle zone interne in mattinata. Temperature sempre piuttosto miti, attorno ai 5 ⁇ sulle zone interne, e 10 ⁇ lungo la costa. Nel pomeriggio poi il cielo sarà sereno, poco nuvoloso sulle zone interne con temperature che eh, sono previste in eh, ulteriore aumento e che quindi potranno sfiorare i eh, 17-18 gradi temperature praticamente primaverili. In serata poi si affaccerà qualche nuvola in attesa di un peggioramento eh, per la giornata di sabato. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, augurandovi una buona giornata. Bene, grazie all'AMA per il consueto aggiornamento sul meteo. Il nostro TG del giorno termina qui, ma rimanete con noi. Vi ricordiamo alle 17 in diretta dalla Basilica di San Vincenzo e Santa Caterina de Ricci la recita del Rosario e a seguire la Santa Messa. L'informazione di TV Prato torna invece alle 20.30 con il TG della sera e intanto tutti gli aggiornamenti li trovate sul nostro sito web tvprato.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.